Una parte dei reperti qui esposti proviene dalla Tecchia di Equi Terme, uno dei siti più importanti della preistoria in Italia, antico riparo per uomini e animali a partire da 40.000 anni fa fino al Medioevo. Siamo in Lunigiana, nel cuore del Parco delle Alpi Apuane, dove bagni termali esistenti fin dall'epoca romana danno il nome al borgo di Equi Terme. Le terme si inseriscono in un suggestivo paesaggio carsico fra profonde e strette valli, caratterizzate dal complesso delle grotte, composto dalla buca in basso, di grande interesse naturalistico, attrezzata e aperta al pubblico, e dalla Tecchia, più in alto a 350 metri, che si addentra nel fianco della montagna. Siamo davanti all'imbocco della Tecchia di Equi, Equi Terme in Lunigiana, ed è uno dei siti più importanti da un punto di vista paleontologico e paleotecnologico che la nostra regione toscana conserva. E in questa Tecchia, fino dai primi del Novecento, furono fatti degli scavi dall'Università di Firenze, l'allora Istituto di Studi Superiori, e condotti dal professor Carlo De Stefani. La Tecchia di Equi è una grande formazione, una grande cavità con un riparo aggettante all'esterno e con una parte interna divisa in due sale. C'è anche però una ricerca archeologica nuova, è ripartita circa due anni fa e che oggi si avvale anche dell'apporto di istituzioni di ricerca come il Museo di Storia Naturale di Firenze, che porterà, diciamo, a questo progetto tutto quello che è il contributo degli studi e delle conoscenze sul mondo, diciamo, delle faune che hanno frequentato questo luogo, alternandosi o insieme all'uomo. Fra i reperti recuperati nella recente campagna di scavi diretta dalla Soprintendenza Archeologica spiccano due crani di orso delle caverne, restaurati grazie all'opera del Museo di Storia Naturale dell'Ateneo Fiorentino. La fauna che è conservata nelle collezioni del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze è abbondantissima. Nel database sono circa 2.000 reperti che provengono da questo sito paleontologico, con resti che vanno dall'orso delle caverne, dall'orso speleo, dal leone, dalla iena, il lupo e tantissimi altri, anche di resti di anfibi, uccelli e fauna quindi molto variata. A testimonianza della complessità paleoecologica del sito, alcuni reperti di Equi presentano alterazioni patologiche o evidenti segni di lotte e aggressioni tra gli animali abitanti la Tecchia. L'uomo frequenta sicuramente questi ambienti, la grotta ed il riparo, per le proprie necessità di sussistenza. Questa zona è famosa da un punto di vista paleontologico per gli abbondanti rinvenimenti di faune ormai estinte, faune pleistoceniche, che l'uomo di Neanderthal ha in tutta evidenza sfruttato per i propri fini di sussistenza. I nuovi scavi e l'opera di valorizzazione della Tecchia di Equi Terme stanno accrescendo nella comunità scientifica e nel territorio locale la consapevolezza del ruolo fondamentale di questo sito per la conoscenza dei nostri antenati e del loro mondo.